Eccoci qui, ben ritrovati. La domanda sorge spontanea. Che Zeman ritroveremo in panchina? Già, perché insomma l'allenatore di Praga ritorna ad accomodarsi su una panca a distanza di circa 3 anni, grosso modo, insomma, da quel 4 marzo del 2018, quando venne sollevato dall'incarico sulla panchina del Pescara. Stagione 2017-2018, lasciò il Pescara al 13° posto, poi il suo successore però non fece meglio, tant'è vero che la formazione adriatica chiuse poi al 16° posto. E la stagione è quella che da queste parti, insomma, ha lasciato una traccia anche piuttosto negativa, una macchia in 101 anni di storia del Foggia, che coincise con la retrocessione in Serie C, ma soprattutto poi con la mancata iscrizione al successivo campionato di Serie C. Questo fu l'ultimo regalo dei fratelloni di Candela, ci riferiamo ai fratelli Sannella. Da quel 2018 Zeman è rimasto a guardare, il calcio ovviamente non è che sia cambiato tantissimo, ed ora i più si chiedono: ma per il suo quarto ritorno sulla panchina del Foggia che cosa ha in mente il tecnico boemo? Beh, non ci meraviglieremmo di rivedere lo sdengo di sempre, l'allenatore che è sempre esuberante, l'allenatore che è sempre per un calcio propositivo a chiara trazione anteriore, per, come dire, dare ancora un senso a questo 4-3-3 che, insomma, abbiamo visto anche agli europei. Qualche nazionale, una fra tutte proprio quella di Roberto Mancini, ha offerto gioco, spettacolo, gol e risultati. Zeman torna a Foggia probabilmente anche per chiudere il cerchio di una carriera che è stata sicuramente straordinaria. Sarà molto importante, fondamentale, che abbia una struttura che lo supporti adeguatamente. Da una parte ci sarà Peppino Pavone con il suo fiuto e le sue scelte, poi ci sarà una proprietà, insomma, che dovrà entrare in sintonia con questo allenatore che ha stravolto le regole del calcio, un allenatore che ha avuto anche la forza di mettersi contro il sistema, ne ha pagato le conseguenze, ma resta probabilmente sempre l'allenatore che è riuscito comunque a coinvolgere masse sempre più numerosi dei amanti del calcio, dei cosiddetti esteti. E noi quello vogliamo rivedere da queste parti. Innanzitutto gioco e spettacolo, se poi arriveranno anche i risultati tanto meglio, perché sinceramente di vedere il Foggia in Serie C ci siamo già stancati. Vi aspetto domani, ciao!